Eccoci qua, benvenuti in un mio nuovo video che inizierà con me che mi tocco i capelli, terrificanti. Allora, benvenuti in questo mio nuovo video. Questo è il video dei regali di compleanno. Faccio una mega premessa che se no qualcuno poi mi si offende. Mancano dei regali, mancano diversi regali, principalmente perché non ho avuto modo di vedere i miei amici, nel senso che non avendo fatto una festa, non li ho visti, quindi tanti non mi hanno potuto dare regali, alcuni mi devono ancora arrivare, eccetera, eccetera. Comunque, vi faccio vedere principalmente questi perché se no diventa un macello, nel senso che io non li sto utilizzando tanti per farveli vedere, per lasciarli nelle scatole, quindi ho bisogno di iniziare ad utilizzarli, quindi ve li devo far vedere assolutamente. Allora, io inizierei subito con i regali dei miei genitori. I miei genitori mi hanno fatto tre cose. Le adoro tutte e tre, ma una in assoluto è la mia preferita e ve la faccio vedere subito. Bene, dopo queste due cose per la casa che io adoro, allora io ho sempre odiato le cose per la casa, non mi cioè che non mi regalino oggetti per decorare casa oppure, no, non tanto per decorare, cioè oggetti proprio per la casa in sé, io li odio, tipo, mi hanno regalato io ho sentito dire, mi hanno regalato l'asciugatrice nuova, ti hanno regalato, che sei la donna delle pulizie che ti hanno regalato, cioè. Se te compri un'asciugatrice è per casa, quindi per la famiglia o per entrambi, non è un regalo l'asciugatrice, è un lavoro che te devi fare per forza, non è un piacere. Non, cioè, anche le persone fissate comunque con la pulizia, non ci piace comunque pulire, cioè, non, questo è fuori dubbio e non crederò mai a una persona che gli piace veramente pulire. Cioè, ogni tanto mi prende la voglia e mi piace anche a me pulire, ma una volta al mille. Quando lo devi fare, non ti piace. Quando devi fare l'asciugatrice e poi stende panni, non ti piace. Quindi non è un regalo. Mettiamola così. Un regalo deve essere un piacere, non un dovere. L'asciugatrice è un lavoro per casa. Come la lavastoviglie, come il ferro nuovo, come la scopina elettrica, tutta sta roba. Le decorare casa, ma mia madre, cioè, a parte mi conosce troppo bene, quindi sa. E poi in realtà l'elefantino l'avevo visto io e adoravo quell'elefantino, quella statua è così bella. E quindi sì, il vaso meraviglioso, niente da dire. Ma mi hanno fatto anche un altro regalino, ovvero meglio due regalini. Ah, qui ci sono. Vabbè, questa, vi faccio vedere la scatolina perché l'ho indossata ed è questa collanina che ho qua, che è una stella e un cornetto nero di Amitié, si chiama la marca. E poi sono bagnati in oro. E poi mi hanno fatto questi due orecchini uguali alla collana. Pensi avec le cœur, è francese, pensato realizzato in Italia. E qui c'è scritto proprio placcato oro nickel free perché io sono allergica al nickel. Vedete, placcato oro. Questa scatolina che si compone molto carina. Proviamo se perdo gli orecchini che l'ho appoggiato qui sopra così. E questi erano i regali dei miei genitori. Me ne libero subito, anche mia nonna mi ha fatto i soldi, guardate, guardate, i miei nonni anzi mi hanno fatto i soldi in questa busta meravigliosa di carta riciclata, io adoro queste cose, c'è dentro, non so se mi hanno scritto anche il bigliettino, no, cioè mi hanno fatto gli auguri qui fuori, e lo stesso i miei zii, mi hanno fatto i soldi anche loro, guardate bello, ah, il biglietto. Che hanno scelto dolcissimo compleanno con una torta bellissima che io non so aprire, che si apre. Ah, bellissimo, adoro. Mia zia, perché questo ci pensa mia zia, lo so, mia zia mi pensa sempre a
dei biglietti molto belli, perché ormai sono anni che mi fai i soldi, perché giustamente dice che ti regalo, c'hai tutto. E infatti è vero, bravissima. Bene, poi passiamo a mio fratello. Allora, mio fratello per Natale mi ha fatto le scarpe di Versace. Ora gli è presa questa moda con Versace, questa fissa con Versace. Quindi ha continuato su Versace e a questo giro mi ha fatto una borsa. Vabbè, qui c'è... Ora vi tolgo il codice perché qui c'è scritto check the... Vabbè, metti questo codice nel sito versace.certilogo.com per certificarne appunto la... la cosa, comunque Versace Couture. Forse voi lo vedete meglio, Versace. Vabbè, poi c'è tutti i codici, i bigliettini d'autenticità, eccetera, eccetera. Ma la borsa è questa qua. Cioè, guardate com'è questa borsa. Allora, sembra enorme, in realtà non è grandissimissima come sono abituata io delle borse tipo valigie, ma è comunque grande. Bellissima, bellissima. Ma ed è favolosa perché in realtà è duple face, nel senso che dentro è completamente nera con la scritta Versace Couture, non so se la vedete, quindi la posso girare e mettere nera con la scritta Versace Couture colorata, ma sarebbe comunque troppo sobria e io adoro così, che sia così. Dentro ha si chiude praticamente con una cerniera, ma si chiude con questo gancino, e dentro ha la sua... dentro ha la sua pochettina che è attaccata alla borsa, che ha la stessa fantasia appunto della borsa. Ora voi la vedete piena perché io questa borsa la sto già utilizzando chiaramente, quindi è piena ma meravigliosa, io adoro. Così posso metterli insieme. E poi continuiamo con la saga di mio fratello che mi ha regalato le AirPods Pro, queste qua, con la custodia rouge come le mie unghie, guardate, meravigliosa, bellissime. Io ho già le AirPods di prima e seconda generazione, quindi queste non le avevo. E aggiungiamo la collezione delle AirPods. Io ho malata con le AirPods perché ho sempre adorato le cuffie, perché io ascolto la musica nella mia vita H24, quindi anche quando esco mi metto le cuffie nelle orecchie, ascolto la musica. Guardate che occhiali che ho stamattina, perché è mattina e sto aspettando mio padre, e quindi farò sicuramente tardi. Se sentite qualcuno che apre la porta, comunque è mio padre perché ha le chiavi di casa. Vabbè, quindi queste meravigliose, devo dire che... Allora, queste evito di portarle per strada perché le ho provate e non senti nulla, nulla. Quindi, siccome già sono sdatta di mio, se vorrei evitare che qualcuno mi metta sotto, quindi queste le uso magari per altre cose. Per strada porto le altre perché, sì, questa luce sta iniziando a sflashare, non me ne ero accorta. Ehi Google, spegni luce. Scusate, magari così è più buio, però ho questo problema con la luce che mi sflasha ogni tanto. Va bene, questo era mio fratello. Passiamo a l'amore mio, che mi ha fatto una cosina da Marlou. A parte, io adoro questa bustina, perché fa così. Vabbè, basta, la mia malattia per le bustine che mi regalano. Ce l'ho già indosso ed è questo bracciale a forma di catena che io amo alla follia, cioè è bellissimo a forma di catena. E poi mi sono messo praticamente questi due ciondolini. Uno è un quadrifoglio con tutti i brillantini, le perline, brillantini verdi, meraviglioso. Perché mi ha detto che mi deve portare fortuna e io mi sono quasi commossa. E poi mi ha messo questo cuoricino con scritto sweet, bellissimo. E poi mi ha detto che ci sono un sacco di ciondolini che io posso attaccare nel resto del bracciale. Non vedo l'ora, meraviglioso, io amo questo regalo. Bene, e questi erano un po' i regali che ho ricevuto, ve l'ho detto che ne mancano diversi, ma magari gli altri ve li farò vedere poi prossimamente in qualche vlog, ma vi ho spiegato perché le dovevo usare.
Un altro regalo meraviglioso che non ho qui, ma è a casa dei miei, per ovvi motivi che vi spiegherò, sono i migliori amici di mio fratello, che io amo alla follia anch'io, Lorenzo, Ettore e Alessandro. Il mio P c'è nel mezzo, Lori è il mio P. È un amore folle da anni, il nostro. E mi hanno regalato una bellissima pianta di rose, che è questa qua. E meravigliosa, io amo le rose, ma l'ho lasciata a casa dei miei perché sapete che io ho il pollice non nero, cioè proprio infallibile, mogliono tutte, quindi l'ho lasciata a casa dei miei che sicuramente crescerà e in primavera così la piantano e diventerà una bellissima rosa che mi ricorderà i miei 25 anni, ovvero la mia vecchiaia o la mia eterna giovinezza quando invecchierò. Bene, questi erano appunto tutti i regali che mi hanno fatto. Ne mancano diversi, mi scuso con chi ancora mi deve dare il regalo se ho fatto questo, perché tanti ci tengono che li mostri. E se ho fatto questo video senza i vostri regali, ma ragazzi, io li devo usare queste cose, quindi nei prossimi video appunto vi mostrerò anche magari gli altri regali. Passiamo ai miei autoregali, che quest'anno è molto povera la cosa. Allora, in realtà un mio autoregalo ci sto pensando, ovvero mi voglio regalare una borsa di Gucci. Ora vedo, però ci devo studiare perché un'altra borsa me l'ha regalata ora di Versace mio fratello. Ce le ho le borse, ce ne ho troppe, non so più dove metterle. Quindi sono rimasta un po' nel dubbio per questo. E poi perché non sapevo che cosa regalarmi. Quindi, boh, vediamo un attimo. Comunque, il primo autoregalo è di Sephora. E faccio vedere una cosa perché io mi diverto troppo, mi sono anche fatta il bigliettino. Dovete sapere che quando io mi faccio gli autoregali mi scrivo anche i messaggi. Meraviglioso, non so se vedete, c'è scritto buon compleanno anima mia da me per me. Faccio sempre così, o dall'avi per l'avi o da me per me, io mi firmo sempre tra le altre cose. Sei sempre firmata, cioè, assolutamente, stiamo scherzando. Vabbè. Follia. E mi sono riregalata, perché me l'ero già regalato ma l'ho finito, questo qua che è il Defaeline o Faeline, oddio, non mi ricordo la pronuncia, Magic New Formula, vabbè, è il l'eyeliner di Charlotte Tilbury nella colorazione Panthère, ovvero nero. Questa è la scatolina, bellissima come sempre. Questo è il mascara, sì, il mascara. L'eyeliner, che tra l'altro questo ho già iniziato ad utilizzarlo perché è il mio eyeliner preferito, ragazze. Io ci ho dormito la mattina dopo, era ancora lì. Non si fa, struccatevi sempre, ma se capita, la mattina era ancora lì. Bellissimo, io adoro. Questa è la punta. Non potete capire la bellezza di questo highlight, cioè è meraviglioso. E me lo sono comprato perché io mi ero sempre regalata, ma questo no, questo qua di Dior, ed è il Matte Black Dior Show on Stage Liner Waterproof Liquid Liner. Meno male è waterproof, cioè se te fa così sparisce, meno male è waterproof, è questo qua. Cioè, ragazzi, io non so come farvi vedere la scritta, no, riflette troppo. Questa era la punta. Comunque, punta meravigliosa, fine, ma ragazzi, zero, zero. A parte che la cosa peggiore è che non è nero, ma ti rimane grigio, tipo un nero sbiadito, è una roba. Rimane in terra ormai, che io odio, ma poi cioè, c'è scritto waterproof, io faccio così e sparisce. Questo non credo sia waterproof. No, c'è scritto liquid eyeliner pen, quindi non c'è scritto waterproof da nessuna parte, ma io lo vorrei testare perché secondo me è pure waterproof questo. Meraviglioso, quindi l'eyeliner della vita me lo sono dovuto riregalare. Questo video sarà eterno. E mi hanno dato un sacco di campioncini da Sephora. Io tanto che non ci compro perché il servizio spesso e volentieri ha lasciato a desiderare, però contenta mi abbiano dato i campioncini. Allora, mi hanno dato questo The Ritual of Sakura, che è un body cream.
Organic rice milk and cherry blossom, questo qua. Poi mi hanno dato Rouge Artist Shine On, The New Sculpting Shine, The Makeup Forever, ed è un Rouge à Lèvres Lip Color, insomma un rossetto. Nella colorazione non sappiamo. Questo qua. Vorrei sapere anche la colorazione. Ah, dietro ci sono tutte le colorazioni. Lo scopriamo, le apriamo tanto. Ah, credo sia esatto in così. Ah, sono tre colorazioni. La 130 Jubilant Caramel, la 234 Electric Pomegranate. Io ragazzi non ci leggo più. E il 432 Incandescent Fire. Bene, li proveremo. Non credo di Make Up Forever di aver mai provato. Sì, ho provato la tinta bocciatissima, vabbè, non importa. Poi c'è questo qua che ha uno sconto su Yux, Sephora, Beauty Love Style. E questo Best Skin Ever, Sephora. Il nuovo fondotinta, credo, Instant Perfect Complexion. Anti-pollution, idratante per 12 ore, clinicamente testato, vabbè, un sacco di roba, e ci sono anche un sacco di tonalità. Guardate bellino però questo sample. Bene, questi erano tutti i campioncini di Sephora che fanno sempre piacere. E poi l'ultimo autoregalo, ovvero il secondo e ultimo autoregalo che mi sono fatta, è... conosce questa scritta già sa di Estetista Cinica. Io ho comprato tutto il sito con questo, tutto il sito di Estetista Cinica per la pelle mista, tutto, tutto, non sto scherzando, tutto. Mi sto trovando anche molto bene. Allora, ho comprato, vediamo un po' quante cose ci sono qua, perché aiuto. Allora, a parte c'è sempre il solito bigliettino per qualsiasi domanda, vera, la beh, questo è meraviglioso. Poi c'è, ci sono gli adesivi. Attenzione, mantenere asciutto, non spezzare, non calpestare, maneggiare con cura il cuore, bellino, oppure passerà. Love is love, forse perché comunque il mio compleanno è vicino a San Valentino, quindi c'erano queste cose. E poi c'è come usare l'oracolo fagiano. Eccolo qua, che chissà, le fagiane sono le... comunque siamo noi, seguaci dell'estetista. Lo dovrò ritagliare, fare qualcosa, vabbè. Era, non so se ve lo ricordate, quando eravamo piccoli, quel giochino che fai così. Ecco, è questo, lo devo costruire. E poi c'erano due timbro biscotti e formina per biscotto fagiana. Guardate carino. Bellissimo per fare i biscotti, anche questo. E c'è il timbro con scritto fagiana. Sì, bellissimo, con la Mimmi faremo i biscotti. Va bene, basta, questi erano i regali. Io invece ho comprato questa qua, che è Put a Ring on It, crema per le mani. Dice che è una crema mani multifunzione nutriente. Io non trovo una crema mani che mi lasci le mani come voglio io, nel senso morbide ma asciutte. Le migliori sono della Sienne, ve lo dico, costano niente, sono le migliori, però ovviamente la fa l'estetista cinica, io non posso non provarla. Eccola qua, bellissima, c'è pure il diamante, bellissima. Poi ho comprato, questo per curiosità, una cosa in più, burro cacao protettivo, miele e propoli, Kisses, bellissimo. Eccolo qua nella sua confezione meravigliosa. Questo credo che parte del ricavato vada devoluto a qualche associazione, non mi ricordo bene. Eccolo qua. E poi ho comprato due cose che non potevo non avere. Anzi no, ora devo comprarne pure un'altra. Come faccio? Vabbè, comunque ho comprato questo qua. Io ho già il contorno occhi dell'estetista cinica, ma ho comprato anche il The Puff, che è il siero contorno occhi per borse, gonfiori, sguardo stanco, quindi le occhiaie.
E mi piace un sacco e lo volevo assolutamente provare perché è quello che ha le microsfere di metallo, quindi te lo massaggi, meraviglioso. Questo lo devo provare assolutamente. E poi l'estetista cinica ha fatto questa linea che si chiama The Technologist, che sono praticamente degli acidi. Sono usciti al momento tre acidi. Quando ho comprato questo, due. Uno era un anti-age praticamente, ora ve la faccio in soldoni perché non mi ricordo bene. L'altro è schiarente, depigmentante e illuminante, ma che ipocromie cutanee. Siero viso acido tranexamico al 2%. Di questa linea appunto dei Technologist, eccolo qua. Io l'ho comprato perché ho le macchie, ora le ho coperte in realtà con un po' di correttore, ma tendo ad avere, qui si vede un pochino, sì, sotto, tendo ad avere delle macchie scure, avendo una pelle comunque olivastra, quindi la melanina presente, quando ho comunque l'acne, eccetera, mi macchio. Quindi volevo provare assolutamente questo siero. È un siero ad azione schiarente, depigmentante e illuminante, studiato per migliorare l'aspetto delle macchie e di ipocromie di varia natura. Grazie alla sua azione sull'enzima coinvolto nella produzione di melanina. Eccolo qua. Quindi sarò curiosa di provarlo. Niente, basta. Questi erano tutti i regali. Ora finalmente li provo, li inizierò ad utilizzare, se no qui, cioè, li lasciavo qui a vita. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornatissimi sui miei nuovi video. Andatemi a seguire su Instagram e su TikTok, che sono molto, 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 molto più attiva che Instagram. Ultimamente Instagram mi ha scocciato. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video!